L'applauso del paesino di Ossi nel Sassarese all'arrivo del feretro su un mezzo autoscala dei vigili del fuoco bardato a lutto. La bara di Tonello Scanu, 54 anni, vice coordinatore del comando di Sassari, avvolta nella bandiera italiana, riceve il tributo dei colleghi e della cittadinanza che deve restare fuori per le misure anti-Covid da una chiesa che altrimenti sarebbe stata affollata. Scanu, sposato, padre di due figli, è deceduto durante un intervento a causa del maltempo a Nulvi, investito da un cavo oscillante folgorato da una scarica elettrica di 15.000 volt. La procura di Sassari ha aperto un'inchiesta, deve accertare se la centrale elettrica abbia eseguito lo stacco di tensione preventivo, come da prassi, o se vi siano stati ritardi o falle. Un nuovo fatale incidente sul lavoro, cordoglio da parte del capo dello Stato, presenti alla cerimonia funebre il sottosegretario all'interno Sibilia, il capo dipartimento dei vigili del fuoco Laura Lega e quello del corpo nazionale Fabio Dattilo. Le parole più toccanti dal pulpito, quelle della figlia: siate orgogliosi di quello che avete, come lo era lui.